Grazie Presidente. Allora, in questi giorni abbiamo sentito parlare parecchio di rifiuti e abbiamo sentito parecchi rimpalli di responsabilità su cui poi il nostro Ministro insomma, ha preso i dovuti provvedimenti e su cui abbiamo insomma, piena fiducia per ottenere risultati e quindi perché tutte le parti prendano provvedimenti a breve. Ebbene però è giusto specificare che anche Roma Capitale può essere parte attiva sulla gestione dei rifiuti e questo avviene fin dal 2006 in cui viene approvato il decreto legislativo 152, quindi il testo unico ambientale, che precisamente dice all'articolo 198 che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento. E dunque con questa delibera di indirizzo noi non facciamo altro che dettare delle linee chiave, delle linee fondamentali affinché sia chiara la politica sulla gestione dei rifiuti che si intende sviluppare su Roma Capitale e che poi è sovrapponibile a quello che sarà il contratto di servizio che stiamo ultimando e che disciplinerà più dettagliatamente nelle questioni più operative quello che dovrà fare il gestore dei rifiuti. Però dunque una provocazione i consiglieri d'opposizione me la devono concedere, visto che negli ultimi giorni ho letto parecchie polemiche sui giornali e devo chiedere, così come ho fatto per il regolamento per il trasporto delle persone con disabilità, per quale motivo siano molto attivi a livello diciamo così mediatico e sui social quando per 14 anni tutte le parti politiche che loro sono qui a rappresentare non hanno preso il minimo provvedimento e così nella stessa maniera ho visto molto attive tutte le parti politiche rappresentate da consiglieri di opposizione nel parlare, nel discutere, nel polemizzare su tutto quello che concerne la tematica dei rifiuti, eppure in 14 anni nessuno ha ritenuto opportuno prendere il regolamento, il 105 del 2005 e chiedere delle modifiche, neppure un aggiornamento normativo, l'aggiornamento al quadro normativo, perché ripeto, il regolamento della gestione dei rifiuti di Roma Capitale è del 2005, il testo unico ambientale arriva nel 2006. Noi, bene o male, abbiamo deciso, Presidente, l'abbiamo dimostrato e ne abbiamo, ripeto, parlato lungamente nello scorso Consiglio, di aprire un po' il vaso di Pandora su quello che riguarda tutta la questione dei rifiuti anche negli anni precedenti. Il nostro Sindaco ha portato un dossier in Procura per parlare, mettere in evidenza quello che è accaduto sulle gare saltate, ad esempio sulle tutte le altre opacità che riguardano la gestione dei rifiuti e le difficoltà che ha trovato il nostro gestore sulla gestione dei rifiuti. Il Presidente Bagnacani ha parlato dei provvedimenti, circa 900 sanzioni prese pecuniarie date ai dipendenti di AMA che non hanno rispettato il proprio contratto, circa 70 licenziamenti. Questo è concesso a un'amministrazione che ha le mani libere, che ha le mani pulite e insieme a lei il gestore, in questo caso AMA, ha per fortuna la possibilità di prendere anche dei provvedimenti forti, di usare le cosiddette maniere forti, di questo siamo orgogliosi perché liberi di fare questo. Nello stesso tempo il Presidente Bagnacani ha ben evidenziato anche una motivazione invece che viene data a tutti i dipendenti di AMA che invece hanno fatto bene il loro lavoro, soprattutto nei giorni di festa in cui il servizio comunque è da sempre affaticato perché da sempre aumenta tutta l'attività produttiva e tutto il consumo dei giorni tipici di Natale. Di questo ne sono testimonianza anche tutte le rassegne stampa che abbiamo visto anche ultimamente dal 2013 al 2016 dove viene richiamata sempre la stessa criticità e sempre lo stesso affaticamento. Però devo ribadire che Roma Capitale per 14 anni comunque ha sfruttato questa nebulosità di interventi nel campo dei rifiuti. E sempre in merito alle polemiche che ho letto sui giornali relativamente ai frontisti e allo spazzamento, è bene ed è necessario approfondire qual è la volontà di questa amministrazione proprio anche in merito a una chiara distinzione che si intende fare tra la produzione dei rifiuti di un semplice cittadino e di un esercente, come del semplice o del piccolo esercente o la grande distribuzione.
Basti pensare, Presidente, che ad oggi insomma, non è ben distinta la gestione dei rifiuti assimilati, non è ben diversificata, e a sostegno di questa necessità di distinzione arriva proprio la cosiddetta Tari puntuale. Negli ultimi giorni in Regione sono state approvate le linee guida della Tari puntuale, che ha ben accolto anche delle indicazioni di Roma Capitale. Noi siamo già pronti con il piano operativo 2017-2021 ad applicare queste linee guida sulla Tari puntuale. E sempre in riferimento alla Tari, in particolar modo alla Tari puntuale, in forza proprio alla legge 147 del 2013 per il principio di premialità, è bene specificare, in particolare colgo l'occasione della presenza del consigliere De Priamo, che ho letto sui giornali molto attento a questa questione, è bene precisare che resta sempre in quota fissa e quindi non variabile, sempre secondo il principio di corrispettività, e quindi può essere ridotta solo nella sua parte variabile la riduzione della Tari. Ci tengo che il consigliere De Priamo ascolti questa cosa, perché è stato fatto un errore grossolano nei suoi comunicati, dove chiedeva una riduzione della Tari per i frontisti che intendevano partecipare a un coinvolgimento. Noi abbiamo inserito all'interno della delibera di indirizzo, Presidente, un punto che parla di un coinvolgimento dei frontisti statali, che poi in realtà è un'attività che già svolgono per buon senso i frontisti, e ci sembrava semplicemente di dare il giusto rilievo, ma abbiamo parlato, ripeto, solo di coinvolgimento, quindi non c'è scritto nessun obbligo e nessuna sanzione, non è stata richiesta nessuna sanzione all'interno della delibera di indirizzo, non sarà richiesta nessuna sanzione neanche all'interno del regolamento. Io ho pensato, proprio perché tutte le polemiche degli ultimi giorni si sono concentrate solo su quest'ultimo punto, di provocare un po' l'opposizione, di chiedere l'abrogazione eventuale di questo punto, proprio perché vorrei capire se c'è la volontà nel dibattito politico con l'opposizione di argomentare la delibera con tutti gli altri punti che vengono menzionati all'interno dell'indirizzo. Abbiamo parlato di ecofeste. Abbiamo parlato della gestione dei rifiuti nei grandi eventi per la prima volta, abbiamo parlato del compostaggio, dei centri di riuso, del recepimento delle nuove sanzioni introdotte dalla 221 del 2005, che parla di rifiuti minuti, in particolar modo dell'inasprimento delle sanzioni sui mozziconi di sigaretta. Io adesso vorrei mettermi insomma in una posizione di ascolto rispetto all'opposizione, certa che insomma potranno compensare sia in questa delibera di indirizzo sia nel regolamento della gestione dei rifiuti, che arriverà quando gli uffici insomma saranno pronti, per capire che contributo i partiti di opposizione possono dare a questa disciplina, che ripeto manca da 14 anni, ma sono sicura che i colleghi potranno compensare questa mancanza e questo silenzio assordante di 14 anni. Grazie. Grazie a lei, consigliere.